L'arbitro è un arbitro tradizionalmente favorevole ai rossoneri, questa volta massa di Imperia. Guarda, quello favorevole è quello là, quello che ne ha prese 4 di recente, quello là. Vabbè. Allora, e alla VAR chi c'è? Alla VAR c'è Nasca, che è uno che ha naso. Nasca, va bene. E Alessio. Allora, sarà Alessio, il Torino, scusa, a mettere in gioco il pallone, l'arbitro Massa controlla la disposizione dei giocatori, sta per dare via questa partita fondamentale. Datemi la classifica in questo momento: l'Inter 66 punti, pensate che potrebbe arrivare a 68 vincendo, e quindi raggiungerebbe al secondo posto la Lazio. Allora, alla sinistra di Handanovic va il Torino a battere il tiro dalla bandierina e arrivano i saltatori del Torino. Verdi che si ricarica, sì, via, sì, Verdi, l'ex milanista Verdi. Sì, poi della, Bologna, poi Napoli, poi Torino. Lanciato da Leonardo. Tira anche in porta Verdi da lì. Col Bologna ha fatto che non vi gol. Fa vedere i sorci Verdi. Oh, è in grande forma questa sera. Vediamo Verdi che batte l'angolo. Handanovic, gol di Belotti. Errore di Handanovic, gol del Gallo Belotti. Gol del Gallo Belotti. Ha detto. Errore clamoroso di Handanovic. Clamoroso errore di Handanovic. Cosa ti ho detto che tira in porta? Handanovic ha fatto una cosa che non si vede mai nei campi di calcio. Mai fatto nella sua carriera una follia di Handanovic, un regalo, la follia del calcio. L'onda Mondoflex, ve lo devo far vedere. Ma l'onda Mondoflex, via. Appena detto. Amici, non ci crederete, guardate. Aveva detto bene, devo dire, i tiri di Verdi sono qui, ma va a spiovere proprio qui. Dove c'è Handanovic? Handanovic cosa fa? Abbranca la palla senza difficoltà perché la palla gli arriva qui, incredibilmente gli sfugge di mano e qui Belotti deve essere papera, questa è una papera clamorosa. Una papera clamorosa, è cioè il proseguo della prestazione di Verona per Handanovic. Per farvi vedere, dimostra, per farvi vedere, non so se ecco, allarghiamo la camera. Handanovic prende la palla così, ormai l'azione è finita, incredibilmente gli sfugge. Beh, una volta si dimise Lippi, se non sbaglio, da voi, no? Non si fece cacciare. Guarda, l'unico che è stato così è stato Gattuso che ha fatto il signore. Sì. Ha dato calcio posizione per l'Inter sulla tre del campo del Torino nel settore destro, via, partiti! Attenzione alla palla che spiove lunga sul secondo palla, Lautaro mette in mezzo! Ecco! Ashley Young! Grande. Ashley Young al volo! Grande, si ricorda della Premier League! E dopo un colpo di testa orrendo la mette dentro Ashley Young, assist di Lautaro. Allora, bravo Lautaro, bravo, la cross stavolta sul secondo palo, la difesa del Toro si fa trovare impreparata, sponda indietro, Young al volo scaraventa la palla in gol e quindi io direi che quando è pronta l'onda Mondoflex, qui mandiamola via con l'onda. E allora, ne voglio 4 adesso, Clamoroso però, clamorosa la disattenzione del Torino che lascia Young completamente solo. Guardate, la punizione viene battuta qui. Il lancio è sul secondo palo dove va Lautaro con pervicacia a tenere il pallone in gioco, tocca di dietro, guardate Young, è qui da solo, nessuno se ne occupa, colpo di testa verso Young, Young da questa distanza al volo, un'esecuzione, un tiro violentissimo. Ti posso far vedere Conte? Riesce a tenere una palla incredibile. Ammonito De Silvestri, ti faccio vedere Conte perché tu, pur essendo direttore a 360 gradi, non hai gli occhi dietro, no? Sì, in genere. E Conte ha fatto così, per quel che può valere, l'avete visto? Allora attenzione perché prima ha battuto Brozovic, poi un po' Sanchez, adesso tocca Sanchez, ma Brozovic è lì vicino e allora cosa serve? Attenzione a Brozovic e Sanchez, il pallone fuori area, ancora Young, la rimette in mezzo, Sanchez 7-2 e c'è l'altro gol, lo sceriffo, il mio sceriffo, finalmente il mio sceriffo Diego Godin, grande sceriffo, 2-1, avanti sceriffo. Io l'avevo detto a Furini, dico guarda che la ribaltate, allora vediamo. Ne voglio altri due. E sarebbe un disastro, sarebbe stato a vedere, un disastro. Siccome di te non mi fido, sono andato a vedere se avevano tagliato le gomme della macchina. Fai male a non fidarti di me. Allora, l'onda Mondoflex, via. Assist di Sanchez. Allora, due gol fotocopia, due volte in cui la difesa del Torino si fa sorprendere in maniera veramente puerile. Allora, guardate, praticamente c'è una palla che esce qui dall'area del Torino. Ci sono forse
teoricamente dei giocatori dell'Inter in fuorigioco, ma la palla viene scucchiaiata per Sanchez che parte in posizione regolare. Sì, Sanchez arriva qui e i due giocatori del Torino, pensate, si presentano addirittura in tre al colpo di testa, tocco all'indietro e Godin da questa distanza non ha difficoltà, tutto solo, tutti i difensori del Torino. Altra inquadratura per Conte, secondi, che ha detto andiamo, andiamo. E adesso l'Inter è seconda, grande Conte, un allenatore che porterà l'Inter molto lontano. Sanchez recupera un bel pallone in modo non falloso, parte Sanchez, trova attenzione Lautaro vicino all'area, ancora Lautaro, il tiro, la deviazione, e questa è di Lautaro, e questo è di Lautaro, su autorete, ma viene assegnata Lautaro, mezza pizza, e tu lo sai, mezza pizza, cosa, 13 partite per fare un gol e mezzo, ne dovresti pagare 30. Allora, la deviazione è stata determinante, purtroppo dobbiamo dire la verità. Il tiro di Lautaro non sembrava irresistibile dal limite, adesso ve lo faccio vedere, ma mette completamente fuori di tempo il portiere Sirigu. Intanto l'onda Monoflex, via! Allora, vediamo, c'è Izzo che si fa rubare palla in maniera puerile da Sanchez, Sanchez serve Lautaro, il tiro di Lautaro è credo Bremer, sì. 36, Bremer. Allora, vi faccio vedere bene cosa è successo, Izzo la palla qui e se la fa rubare da Sanchez in maniera veramente ridicola, Sanchez si accentra, ovviamente il Torino stava salendo e quindi è abbastanza scoperto, la palla viene data a Lautaro, Lautaro da questa posizione tira, il pallone passa sotto i piedi di Bremer che però lo fa quasi rimbalzare e quindi mette completamente fuori tempo il portiere Sirigu che prova a pedalare all'indietro, a tuffarsi all'indietro ma non riesce ad aggiungere palla, è un gol un po' beffardo. Ho sentito anche Sanchez che dice ma no ma io non l'ho fatto con cattiveria, ma non sente ragioni massa. Torino che cerca di organizzare qualcosa con la palla nei piedi, Olaina attaccato da dietro, Olaina tiene palla a centrocampo e finisce la partita. E vai, siamo secondi! Maurone, una Milano è seconda. Grazie Maurone, anche a te. Ma che Milano, che hai fatto pietà anche stasera. Siamo secondi! Intanto c'è Conte che si capisce che era atteso perché va ad abbracciare tutti a fine partita. Tutti lo staff. È l'addio. Tutto lo staff. È l'addio. No, non è l'addio, però sicuramente dà la sensazione del fatto che se l'Inter avesse pareggiato questa partita veniva fuori un pienone.